Buona domenica! Dopo le parabole indirizzate contro le guide del popolo di Israele, prosegue il confronto polemico di Gesù contro i suoi avversari, questa volta sotto forma di diatribe su diversi argomenti. Il Vangelo di questa domenica, 29esima del tempo ordinario, in continuità narrativa con le scorse domeniche, vede Gesù contrapposto ai rappresentanti del potere politico allora vigente a Gerusalemme, ovvero i farisei e gli erodiani. Di fronte al bivio se riconoscere o rifiutare l'autorità politica, Gesù mostra una terza via: rimettere al centro il primato di Dio. Tema questo sempre molto attuale. Ascoltiamo allora il Vangelo di questa domenica. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». L'evangelista Matteo, introducendo l'episodio, mette subito in chiaro che quello cercato dai farisei e dagli erodiani non sarà un confronto pacifico. I rappresentanti del potere politico tentano di mettere in crisi Gesù, in modo da avere l'occasione di accusarlo e di eliminarlo dalla scena pubblica. Non deve trarre in inganno il saluto con cui viene intercettato Gesù. La loro falsa benevolenza e la loro ipocrisia viene smascherata non solo da Gesù, che conosce bene con chi ha a che fare, ma viene rivelata soprattutto dal gesto che Gesù fa compiere ai suoi interlocutori. Essi possiedono la moneta del tributo, segno del fatto che si sono sottomessi all'autorità romana, dimostrando così che la domanda posta a Gesù era solo un espediente per tendergli un pericoloso tranello. La delegazione che interpella Gesù, infatti, non è casuale. I farisei erano i rappresentanti di quegli ebrei che si erano sottomessi all'autorità romana, non per convinzione, ma per convenienza, rimanendo di fatto ostili a Roma. Gli erodiani, invece, fedeli alla fazione di Erode, collaboravano con il potere dei dominatori romani. Comprendiamo quindi che la domanda posta a Gesù: è lecito o no pagare il tributo a Cesare? È destinata a produrre una risposta che non può accontentare entrambi i gruppi politici che si sono presentati a lui. Infatti, se Gesù risponde in modo positivo al quesito, si trova contro i farisei e le folle che si aspettano un messia schierato contro l'occupazione romana. Se risponde in modo negativo, si ritrova contro l'autorità politica che domina su Israele. In ogni caso, può scattare la trappola architettata dai suoi avversari ed essere accusato e perseguito, o quantomeno venire screditato e isolato. Gesù, conoscendo la malizia della domanda, supera l'ostacolo della risposta, andando alla radice della questione posta. Gesù non avalla la dominazione romana, ma ricorda che esiste un solo Signore. Di fronte alla domanda su chi riconoscere come autorità e dunque a chi sottomettersi, Gesù non ha dubbi. Dio è il solo Signore. Mi sembra questa la chiave di lettura più opportuna per leggere questo brano di Vangelo. Anche la prima lettura della liturgia della parola di questa domenica, infatti, insiste su questo aspetto. Il profeta Isaia riporta per ben due volte, in poche righe, il monito di Dio che parla al suo popolo, dicendo: «Io sono il Signore, non ce n'è altri». Gesù dunque non evita la domanda,
ma fa capire che la vera autorità da riconoscere e a cui sottomettersi è Dio. Questo dato è importante perché all'epoca di Gesù l'imperatore romano era considerato come una divinità, cosa questa inaccettabile per un fedele ebreo. Questo dato è importante perché all'epoca di Gesù l'imperatore romano era considerato come una divinità, cosa questa inaccettabile per un fedele ebreo. Anche questo dato può farci comprendere meglio l'ipocrisia dei farisei e degli erodiani che si erano piegati ad un potere inconciliabile con la fede e la tradizione di Israele. Come sappiamo, nel Vangelo questo legame opportunista con il potere romano avrà il suo culmine durante il processo a Gesù Cristo davanti a Ponzio Pilato, dove i farisei e gli anziani del popolo, pur di eliminare Gesù, si appellano al potere romano, riconoscendolo di fatto. Nel medesimo contesto e ancora in modo più forte, in modo ancora più incisivo, è ciò che dice l'Evangelista Giovanni, secondo cui i capi dei sacerdoti arrivano a dire: non abbiamo altro re che Cesare, che a pensarci è la bestemmia più grande che si poteva dire in quell'occasione per un ebreo. La risposta che dà Gesù non è quindi una risposta di comodo o di compromesso, ma riporta nel discorso la presenza di Dio. Gesù fa capire che l'errore degli uomini politici del suo tempo è quello di aver escluso Dio dall'orizzonte della vita pubblica. L'invito quindi è quello di ripartire dalla centralità di Dio, unico Signore, così da far dipendere ogni altra questione da quel centro che è il primato di Dio. Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. La moneta del tributo appartiene a Cesare, è immagine del potere politico di questo mondo. Gesù sta chiedendo di riconoscere ciò che appartiene alla logica del mondo, la politica, l'economia, il potere temporale, e ciò che invece appartiene a Dio. Non bisogna confondere né confondersi in questi due ambiti. Gesù sta ricordando ai suoi interlocutori e anche a noi oggi, che rileggiamo le sue parole, che l'uomo appartiene a Dio, non a Cesare. Al potere terreno spetta stabilire il modo migliore per la convivenza umana, senza mai ergersi però a padrone assoluto del mondo. L'uomo, quindi anche Cesare, è chiamato ad abitare il mondo trovando le vie migliori per il progresso e la convivenza dell'intera famiglia umana. Ma questo si può realizzare solo guardando al progetto dell'unico vero Signore, che è Dio. Rendere a Cesare ciò che è suo significa quindi riconoscere ciò che appartiene al campo dell'organizzazione civile e sociale nella quale di fatto viviamo, senza però farne un assoluto. In questo senso, San Paolo nelle sue lettere invita i cristiani ad un atteggiamento di fiducia verso il potere politico, chiedendo a ciascuno di dare l'esempio di un comportamento basato sulla giustizia e sulla pacifica convivenza. E Paolo, lo ricordiamo, stava parlando quando all'epoca vigeva un potere politico pagano, non certo cristiano. Cosa significa allora rendere a Dio quello che è di Dio? Riprenderei l'immagine della moneta del tributo, che presenta un'immagine e un'iscrizione. Quale immagine è di Dio? E quale iscrizione parla di Lui? La parola di Dio ci consegna la risposta. È l'uomo che viene creato da Dio a immagine e somiglianza propria, secondo il racconto della creazione nel libro della Genesi. La Bibbia dice che l'essere umano in quanto tale è nel mondo segno di Dio. Il termine ebraico usato nella Genesi, Selem, dice proprio che l'uomo è una figura, una riproduzione di Dio, e la traduzione dei 70 in greco ci aiuta ancora di più. L'uomo è icona di Dio. Come la moneta raffigurante l'immagine di Cesare va restituita a Cesare, perché di fatto le monete sono sue, così la vita dell'uomo va restituita a chi l'ha creata, cioè a Dio. Gesù sta dicendo che la nostra vita appartiene a Dio e a Lui ritornerà. Per questo non bisogna confondere Cesare con Dio, né il potere di questo mondo con il potere ultimo e definitivo di Dio sul mondo. La nostra vita deve guardare innanzitutto al nostro Creatore,
ciò che dobbiamo fare è restituire quel dono di amore che Dio ci ha donato. L'iscrizione che dice che apparteniamo a Dio, che specifica e rende ragione della nostra immagine, è proprio quell'amore che Dio ha impresso in noi, nella nostra natura, nel nostro cuore. San Paolo nella lettera ai Romani chiarisce questo aspetto. Cito solo due passaggi che mi sembrano significativi. Il primo lo troviamo nel capitolo 5, dove San Paolo dice: «La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato». Lo stesso Spirito donato che ritroviamo nel capitolo 8, sempre della lettera ai Romani. «Voi avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre». Dio sigilla la relazione con l'uomo attraverso il suo spirito di amore che il credente percepisce nella vita di fede. È questa l'iscrizione che dice che l'uomo appartiene a Dio, un'appartenenza nuova, da figli, non da sudditi. Come restituire allora a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio? Nella lettera di Ogneto, uno dei primi testi dell'era cristiana, troviamo un'affermazione importante. Troviamo l'affermazione per cui i cristiani sono nel mondo, come l'anima è nel corpo, ma non sono del mondo. Non si limitano alla logica del mondo, ma sanno stare nel mondo con la logica nuova del Vangelo. I cristiani quindi sono chiamati a collaborare allo sviluppo dell'umanità e a portare il germe fecondo del Vangelo nella società. Tema che lo stesso Gesù nel Vangelo, secondo Matteo, traduce con le immagini del sale della terra e della luce del mondo, o anche del lievito. La Chiesa non è chiamata a isolarsi, ma a portare la novità di Cristo in tutti gli ambiti sociali, anche nella politica o nell'economia. Un punto di riferimento attuale della riflessione cristiana su questi temi è certamente la dottrina sociale della Chiesa, che vi invito a conoscere. Non si tratta quindi solo di appoggiare o respingere una certa politica o un determinato modello economico-sociale. Alla Chiesa, ieri come oggi, il Vangelo chiede di essere una presenza che accompagna il cammino dell'umanità, indicando il primato di Dio e lavorando all'edificazione del suo regno. Concretamente, i diritti umani, il bene comune, la solidarietà, l'uguaglianza, la fraternità, la pace, il diritto al lavoro, l'opzione preferenziale per i poveri, come anche l'ecologia integrale, sono principi guida che il cristianesimo ha il compito di indicare al mondo intero. Un compito esigente, quello richiesto dal Vangelo. Spesso è più facile piegarsi alle logiche del potere, del mercato, della convenienza, dove l'etica diventa solo un ostacolo al raggiungimento dei desideri soggettivi. In un mondo dove spesso sembra che l'unico Dio sia il denaro, il Vangelo indica la via per un mondo diverso, dove la vera ricchezza è rappresentata dai valori che permettono all'uomo di vivere in armonia con tutto il creato, anticipando in un certo senso la gloria del paradiso. Se è quasi impossibile sottrarsi a Cesare, pena sanzioni, con Dio entriamo nel campo della piena libertà. Si tratta solo di fare una scelta. E allora chiediamoci: do a Dio ciò che è di Dio? Riconosco Dio come unico Signore, realizzando nella mia vita quel dono di amore e di comunione che ho ricevuto. Un mondo che rispecchi la comunione di Dio Trinità, questo è ciò che dobbiamo restituire. Le monete di Cesare oggi le troviamo nei musei. Cesare e il suo potere sono passati, il mondo è andato avanti anche senza di lui. Il desiderio di pace, di giustizia, di fraternità, invece, rimangono ancora, segno di una verità che non passa e che chiede sempre di essere realizzata. Buona domenica. Thank you.
Thank you.